c'è una parola che un vi dovete far sentire, è la parola censura. Vi fa saltare i nervi. Ah, scusa, Acaro, eh? La censura è un'arma di repressione antidemocratica. Pischerate! Ve lo dico senza peli sulle unghie. Per raggiungere il successo, senza faticare troppo, dovete farvi censurare. Finite sui giornali, si innesta la polemica e tutti parlano di voi, anche se fate cacare. Ma a questo punto vi chiederete, come si fa a farsi censurare? Ci vuole fantasia. In questa puntata vi svegliamo tutto quello che dovreste sapere su censura e tabù in televisione. Buonasera! Chi vi parla è autorizzato dal comitato di redazione. I giornalisti dei TG riuniti denunciano il pesante clima intimidatorio che colpisce l'informazione RAI in questo periodo elettorale e in particolare coloro i quali come noi si trovano ogni giorno in prima linea e vengono colpiti così come l'informazione RAI di tutti coloro i quali vengono colpiti in questo periodo intimidatorio e adesso noi siamo colpiti in questa... linea. Insomma, non si può parlare, arriva uno e non puoi dire questo e non puoi dire quello. Dateci gli stipendi, se volevo stare muta facevo la pianista. Mancata! Ma negli anni 50 si censuravano i doppi sensi, si censurava il membro, si censuravano le parole che finivano con due Z e si censurava la sacralità, la critica della sacralità del governo, del potere. Poi ci hanno cacciato via, vabbè. Ma non cacciato via, è una cosa oramai forse che sanno tutti. Venne in visita in Italia il presidente francese, allora era De Gaulle, fu ricevuto da Gronchi, andarono alla Scala di Milano, sulla Tenti hanno seguito l'esecuzione degli inni, poi terminata la Marsigliese, terminato l'inno italiano, si sono seduti e mentre De Gaulle ha trovato la sedia, la poltrona, Gronchi non la trovò. Perché gliel'aveva tolta Merzagora. Si gliel'aveva spostata e sparì dietro il parapetto. Ecco, noi logicamente, vista questa cosa, il giorno dopo andavamo in trasmissione, abbiamo fatto un accenno alla cosa. Ci siamo fatti trovare in piedi anziché seduti a un tavolo, lui è caduto per terra quando siamo dovuti sedere. Tu e hai detto? Io ti ho detto chi ti credi di essere. E io ti ho risposto tutti possono cadere. Noi credevamo che fosse una cosa così, che venisse afferrata solo da pochi, invece no, scoppiò un grosso applauso e questo portò al nostro allontanamento. La cosa molto buffa della storia di Gronchi e di un 2-3 è che a distanza di più di 40 anni dall'episodio, esso è il solo episodio per cui viene ricontato Gronchi. Cominciamo malissimo, per esempio. Mi spiace. Cosa c'è, dottore? Guardi qua. Ehi, fu. E beh? Vabbè, non è tanto per il fu che glielo faccio passare, senz'altro. Sì. Ma è lei, capisce? Beh, non mi guardi con quella faccia, lo sa. Ehi. Ehi è la targa automobilistica dell'esercito italiano. Ora, questo non vorrebbe dire niente, ma vicino al fu, capisce? Si può dare l'impressione, ehi, fu, esercito italiano, fu. Negli anni 60... la televisione comincia a biforcarsi, cominciano a esserci due canali, ma ciò che accomuna il canale dei preti, del Vaticano e del governo e della DC e ciò che accomuna un canale leggermente più laico, più di sinistra, più socialista, leggermente meno bacchettone, un po' più impertinente, è la figura centrale dei dirigenti. A te, dirigente! Che hai abbandonato il tuo limbo della moquette e del teatro di cristallo per venire nella polvere del teatro Vittoria. Tu che sei sceso fra noi, cosa sei sceso a fare? Resta lì. Spesso si hanno, quando si lavora in televisione, dei dirigenti, della gente intorno che ha il terrore di essere censurata e quindi fa delle pressioni come se ne avesse ricevute, ma non ha ricevute, ma dice... In questo caso si trova, io cerco quasi sempre di trovare dei compromessi e si trovano in cui uno dice la stessa cosa, a volte più feroce perché nella ricerca delle scamotage si trova una cosa che è peggio di quelli prima, ma passa inosservata, insomma. A me è successo all'ottavo nano, in una marea di altre frasi molto ingiuriose, c'era una che suonava vilipendio al Presidente della Repubblica, che diceva Bossi, eccetera, e l'ho tolta. Non possiamo chiudere la moschea finché non sono tutti dentro. No. Non avrebbe senso. Scusi, no, perché il Papa... No, il Papa è un immigrato che ruba il lavoro ai Papi italiani. No.
Come bravo? L'embrione è una vita umana, il meridione no. Per sparare agli scafisti non ci vuole il porto d'armi. No. Specie se omosessuali. No. Sharon Stone è una cozza. No. Duchessa Santoro l'ha rimandata pari pari, perché non ha avuto la cassetta del montato, ha avuto quella del girato, l'ha rimandata con questa battuta e nessuno se ne è accorto. Quindi. Non possiamo chiudere la moschea finché non sono tutti dentro. No. Non avrebbe senso. Ciampi ha detto... Ciampi è un comunista pagato dai servizi extracomunitari turchi. No, scusi, perché il Papa... No, un momento. Il Papa è un immigrato che ruba il lavoro ai papi italiani. No. Questo la dice lunga. Tu sei capace di fare tutto, hai piena libertà di poter far tutto. Piena libertà, sì, cioè nel senso loro mi hanno detto di fare tutto, meno parlare di religione, di politica, di terrorismo, di terremoto, perché sai, il paese sta in una situazione così, e allora mi sono indeciso fra una poesia e Giovanni Pascoli e Carducci. Quando nel corso della diretta accade un fattaccio, si può solo scappare. Se non si riesce a scappare o a buttarsi per terra, quando cascano le gombe, chi co-conduce, chi è lì vicino, chi si trova a passare lì per caso, da quelle parti, e non indossa nemmeno l'elmetto di ordinanza, può solo dissociarsi, dichiarare prontamente, irrevocabilmente, che non c'entra niente. Stare in campana su Benigni, il suo intervento alle brutte, passare la linea al telegiornale. No, non era preparata. Queste non le hanno pubblicate sui giornali. La cena in Cina, c'erano tutti i socialisti con la delegazione, mangiavano, no? A un certo momento Martelli ha fatto una delle figure per i... ha chiamato Craxi e ha detto, ma senti un po', qua c'è 1 miliardo e sono tutti socialisti. E Craxi ha detto, sì, perché? Ma allora se sono tutti socialisti, a chi rubano? Mi ha fatto ridere anche Beppe Grillo, che ha detto tutte quelle cose lì. Ha detto alcune cose che forse non doveva dire, dalle quali noi ci dissociamo completamente. Sì, certo, sì. Tanto sì, per alcune dirne altre, una, magari... Perché i comici a volte smarronano, come si usa dire, e vanno fuori dal seminato. Certo. Non volevamo offendere la suscettibilità di nessuno, chiedo scusa. A chi? A me? Un consiglio che si può dare ad un comico è di scivolare sull'attualità, perché è l'attualità che è pericolosa, è più facile... prendersela coi sempiterni, coi cupoloni, con l'eternità. Corrado Guzzanti è Padre Pio, ma anche Francesco Paolo Antoni è Padre Pio. Ma chi sei tu? Come chi sono io? Sono Padre Pio? No, Fiolo, Padre Pio sono io. Quando vai in onda te? Ma quando vai in onda te, Fiolo? In prima serata. Ma quella è una fascia mia. Ma noi siamo rai, Ti fai del male? Avevamo 5 punti di ascolto, Fiolo! Io guadagno di più, sto su Mediaset, c'ho anche gli sponsor! Sfottere la religione è una cosa che ti porta ancora dei guai... Ed è un tabù. Io mi ricordo che noi abbiamo fatto questa stupidaggine sui Padri Pio, ho fatto Padre Pio, che era molto esplicitamente, si attaccava alla televisione che sfruttava la... il senso del sacro, facendoci soldi. Allora, abbiamo detto martedì eravamo non da noi, giovedì andremo non da voi, Va bene, ma non è una cosa bella però, Comunque, padre mio, so più io, E ti ho sentito, e ti ho sentito! So. Guarda su, Non io ero, padre mio, sono io! Noi abbiamo sfottuto questo in uno spot molto poco, sai che... Non era minimamente offensivo per chi crede in Padre Pio e ho ricevuto moltissime lettere indignate come se avessi bestemmiato. E nelle frasi di queste lettere c'era proprio il tabù, non è un problema di cosa stai dicendo, tu proprio non puoi parlare di Padre Pio, non puoi parlare. I marchi sono sacri, sono intoccabili, le merci sono oramai più importanti dei papi, dei presidenti della Repubblica, dei dirigenti, dei capi struttura, dei capi dei partiti comunisti che non esistono più, dei partiti democristiani, dei gobbi, dei nani, di Craxi Buonanima, di tutti quanti, la SIP, la Telecom, la telefonia, ma qualunque marchio oggi è sovrano, è intoccabile. Il nostro attore comico ha preparato un pezzo di denuncia e satira durissima contro il potere. Ci vorrà molto coraggio nell'eseguirlo, e quest'attore ne ha molto. Rischia grosso, rischia gli strali del potere, denunce e bando da tutte le TV del regno, ma abbiamo bisogno di attori così. Se la sente? In bocca al lupo.
Che fa? Il segno della croce. Ma non si può fare, vilipendio alla religione cattolica. Così si rischia apologia dell'adulterio. Questo è oltraggio al pudore. Siamo di fronte a un chiaro caso di offesa alla crocifissione. Questo è vilipendio a Pulcinella. Invito subliminale alla pedofilia. Oltraggio ai vigili urbani. Sta ostentando gli organi sessuali. Ora invita alla lotta armata e al terrorismo. Oltraggia di nuovo i vigili urbani. Offende la forestale. Minaccia la tutela dei parchi. Danneggia il patrimonio culturale. Minaccia specie animali in estinzione. Vilipendio del calcio inglese. Sì. È inutile. Questa satira non ha più niente da dire. Per oggi è tutto. Le risate riprenderanno domani. Non mancate. L'uscita è da quella parte. Anzi, no, di là.